Inizio ad essere un po' stanca di questi capelli perché non so mai come acconciarli. Quest'estate è stato terribile, a parte che per lavoro li devo sempre tenere legati in una coda e io non mi piaccio per niente con la coda perché avendo i capelli sottili, cioè, sembro pelata. Non lo so, non mi piaccio e anche in casa li tengo sempre pinzati così perché ho caldo e non me li voglio tenere sul viso, quindi probabilmente la prossima volta, nel prossimo video, mi vedrete con i capelli a zero. Comunque, inizio ad essere anche stanca del lavoro, mancano pochi giorni alle ferie e infatti non vedo l'ora, anche se come vi dicevo andrò semplicemente a trovare i miei. Spero che il tempo regga perché voglio vedere il mare, quindi anche se non ci potrò fare il bagno perché magari sarà brutto tempo, troppo freddo, voglio assolutamente andare in spiaggia e rifare un sacco di quelle cose che facevo quando stavo appunto dai miei o alcuni dei miei locali preferiti, come le cantinette, i posti del sushi. E niente, non vedo davvero l'ora. Ovviamente verrà con me anche Taki. E infatti sono super gasata. Non vedo, devo ricordarmi a sto giro di portare la pettorina e il guinzaglio perché così posso farlo girare, fargli fare un giretto nel giardino dei miei. Ovviamente non posso smollarlo così, poveretto. È un posto che non conosce per anche la sua sicurezza, è meglio così. E non vedo l'ora che passi un po' di tempo con gli altri miei gatti. Non c'è stato modo, ma molto spesso avete visto comunque nei miei video da 10 anni a questa parte, i gattoni che sono giù dei miei e purtroppo, un mesetto fa ci ha lasciati Chico, il gatto bianco. Era abbastanza anziano, ma questo non rende meno doloroso il fatto che non ci sia più e mi farà molto strano tornare a casa senza di lui, cioè non vederlo. Alla fine lo conoscevo da 17 anni, cioè tanto tempo, e quindi sarà un'emozione un po' strana. Ma parlando invece di cose belle, oggi mi è arrivato ufficialmente un invito speciale. Oddio, il biglietto! Ero convinta di farvi vedere il biglietto, la scatola nera non dice niente, comunque Donatella San, quindi probabilmente qualcosa che riguarda il Giappone, anche visto questo adesivo. Ebbene, piccolo indizio, forse qualcuno riconoscerà questa illustrazione o magari questa forse è più iconica. Fatto sta che mi è arrivato appunto l'invito per la nuova mostra che si terrà da Tenoa, riguardo a Fantasmi Spiriti del Giappone. Aprirà ufficialmente il 9 di settembre, se non sbaglio durerà fino al 15 di gennaio. Tra l'altro nell'invito c'era anche questa spilla carinissima, molto molto carina, con un'illustrazione appunto di Benjamin Lacombe che ha illustrato questo volume che raccoglie alcuni dei racconti di Lafcadio Hearn. Io l'ho letto l'anno scorso, è piaciuto tantissimo. Insomma, questa è una nuova mostra dedicata al Giappone e a quest'opera. Sempre da Tenoa fino a maggio, se non sbaglio, c'è stato invece Botteghe di Tokyo. E nulla, mi hanno invitato a un'anteprima. Io andrò infatti domani, 8 settembre. Ci sarà anche l'autore. Io, infatti, sono veramente troppo emozionata. Ho cercato di non sbirciare troppo comunque i loro canali social perché vorrei che fosse una vera esperienza e sorpresa, un po' come era stato Botteghe di Tokyo. E nulla, sicuramente vi porterò con me, vi farò vedere qualcosina. Mi è arrivato un pacco da Solferino che doveva contenere un libro di cui mi avevano scritto su Instagram, ma il pacco contiene anche delle cose che non hanno una forma di libro, quindi apriamolo insieme e vediamo, scopriamo insieme che cosa contiene questo pacco oltre al famoso libro. Allora, direi di partire dal libro, che come vi dicevo è da parte di Solferino. Non me l'aspettavo in un'edizione così cartonata, molto molto carina, bellissima la copertina. Si chiama Cattive ragazze di Maria S. È proprio illustrato il libro, molto molto bello. Non avevo capito questa cosa. Molto bello. C'è anche una letterina per me, non si leggerà, ma sì, ecco, Donatella.
Adoro quando scrivono in maniera, diciamo, personalizzata, non sempre capita. Ti fa capire che comunque è indirizzato a te, tra virgolette, quanto persona. Tra l'altro anche la lettera, che ovviamente è la stessa magari per tutti i book influencer, però hanno scritto a mano il mio nome. Questa è una cosa che mi piace, lo apprezzo tanto. In questo libro Maria S. ci ricorda come la narrazione della figura femminile fatta nei secoli sia spesso stata plasmata dai miti della cultura maschile, che spesso ha dimenticato le storie di donne coraggiose e rivoluzionarie, che dall'antichità ai giorni nostri hanno invece aperto nuove brecce e sfidato l'ordine precostituito. Mentre l'altro pacchetto che vi dicevo appunto non era un libro, vediamo un po' di che cosa si tratta. No, no, adoro. È tipo Memory, secondo me. Sono delle tessere con le illustrazioni e secondo me sarà tipo. Pensavo che le illustrazioni però fossero diverse, invece cambia solo la cornice. Sì, no, alcune ci sono anche altre illustrazioni. Però principalmente vedo queste, cambio soltanto il contorno, quindi anche più difficile. Però secondo me sono tessere tipo Memory, per forza. Adoro, mi piace tantissimo come cosa. L'avevo ritrovata anche con un altro titolo, sempre illustrato. Avevano mandato proprio le carte Memory con tutte le varie illustrazioni. Ogni tanto ci gioco perché a me piace tantissimo. Comunque presto vi farò sapere anche che cosa ne penso appunto di questo titolo qua. A tal proposito fatemi sapere se qua su YouTube guardate effettivamente gli shorts, perché potrei pensare di fare delle mini, non voglio chiamarle recensioni, però di pubblicare dei piccoli pareri immediati anche qua e non solo magari facendo le storie su Instagram. Fatemi sapere se può essere una cosa utile, interessante o meno. Consiglio spassionato, andate a vedere la nuova mostra di Tenoa. Come vi dicevo, c'è fino al 15 gennaio, il biglietto se non sbaglio costa 15 euro e se eravate già stati alla mostra Botteghe di Tokyo sappiate che questa è
un sacco sopra come qualità, come esperienza. Hanno scelto in pratica 10 racconti di Lafcadio Hearn e li hanno poi portati, diciamo, in vita grazie alle illustrazioni di Lacombe. Ci sono diverse sale che si ispirano appunto a queste storie, che vengono anche raccontate in breve, quindi anche se non conoscete l'opera, diciamo, originale, non preoccupatevi perché è tutto ben spiegato. Ci sono diversi riferimenti, sia visivi che audio, ci sono degli effetti speciali. Io veramente sono senza parole. La mostra si visita in almeno 40-50 minuti. Io ho fatto il giro, non c'era quasi nessuno, quindi sono stata fortunata, mi sono goduta veramente tutto ed è stato super emozionante, veramente non mi aspettavo una cosa così tanto e quindi sono rimasta veramente senza parole. E anche oggi, che è il giorno dopo, ho ancora gli occhi a cuoricino, cioè sono proprio troppo troppo contenta. E tra l'altro mi sono sentita un po' anche una VIP, perché a parte essere appunto l'anteprima, hanno offerto anche un aperitivo e c'erano diversi cocktail ispirati a delle figure di questi racconti. Io ne ho preso uno, credo di non averci fatto nemmeno un video, che tonta che sono. Ero troppo presa dal momento, dall'esperienza. Era un drink in sostanza azzurro che doveva ricordare, se non sbaglio, tipo la Donna delle Nevi, e quindi c'era del ghiaccio secco che faceva questo fumo, questo vapore bellissimo. Era azzurro, era con, se non sbaglio, gin, leggermente dolce, quindi forse c'era dello sciroppo, menta, lime, veramente buonissimo. E soprattutto hanno servito i takoyaki, io lì a prendere i takoyaki buoni, adoro. E quindi niente, esperienza veramente meravigliosa. Se vi piace il Giappone, soprattutto la parte proprio del folklore legato ai demoni, ai fantasmi, al mistero, è leggermente creepy. Tra l'altro mi ha ricordato anche uno di quei parchi divertimenti a tema, no? Dove si fanno, tra virgolette, tipo le giostre. Ecco, non ci sono vere e proprie giostre, però è un'esperienza proprio particolare, molto bella. Quindi niente, andateci se potete perché vale veramente la pena. E nulla, io vi saluto, chiudiamo in bellezza questo video perché domani parto e non ho ancora fatto la valigia e non so nemmeno che cosa mettere in valigia, quindi sono in ritardo con la vita, però ci tenevo un sacco a terminare questo vlog per pubblicarvelo, visto che settimana prossima sarò in ferie e non penso farò nulla di nulla, quindi ci rivedremo fra un po'. Però se siete curiosi poi seguitemi su Instagram perché vi farò vedere le avventure di Taki in mezzo agli altri gatti, magari qualcosina del mio soggiorno a Rimini. Spero di avervi tenuto un po' di compagnia e ci vediamo alla prossima. Ciao!